5 consigli per il sito web di un istituto religioso. Primo, non dare nulla per scontato. Evita le terminologie specialistiche, spiega le parole difficili a chi non le conosce. Secondo, organizza il menu del tuo sito come una serie di risposte alle prime domande che ti vengono fatte. Cosa facciamo? Dove siamo? Chi è la nostra fondatrice? Possono essere dei buoni punti di partenza. Terzo, la storia è importante, ma la tua realtà è viva oggi. Non trasformare il sito in un museo dedicato alla vita del fondatore. Racconta anche la tua storia, ma metti sempre in prima pagina l'attualità. Quarto, non stai raccontando la tua realtà. È la tua realtà che racconta se stessa. Perché il sito sia efficace, è importante che a parlare attraverso il sito sia l'istituto religioso stesso. Quinto, fare un sito non è un obbligo o un adempimento, ma è una continuazione della tua missione. Ogni minuto del nostro tempo investito in comunicazione non è un minuto sottratto all'impegno, ma è un minuto di missione e di evangelizzazione nei termini più alti.